Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, è con noi Marco Sangiovanni, dirigente sezione volanti alla Questura di Roma, l'esperto che risponderà alle vostre domande relative alle riaperture. Come si torna, cosa succede dal 4 maggio, come si torna non alla normalità, perché non è ancora la normalità, ma a questo pezzetto di normalità conquistata. È rimasto con noi Roberto Arditti e per questo lo ringrazio. Voglio aprire subito il telefono perché c'è Clara che chiama da Napoli. Clara, ben trovata, faccia pure la sua domanda. Buonasera. Per San Giovanni. Buonasera e grazie. Dunque, io ancora non ho capito bene se le persone anziane o il vecchio, 72 anni, se dal 4 maggio posso uscire. E nel caso la risposta dovesse essere sì, prima del Covid io andavo dalle mie figlie accompagnata da una mia amica perché ho un problema all'anca, quindi cammino male, e volevo sapere, siccome la mia amica non è un congiunto chiaramente, volevo sapere se poi nel caso dovessero fermarci, la cosa mi darebbe fastidio di essere redarguita, in quanto sono 2 mesi che sono in casa, ho rispettato tutte le regole. Grazie. Grazie a lei, Clara. Allora, dottor San Giovanni, la conoscente che mi accompagna, intanto la signora dice posso uscire o non posso uscire, che ancora non l'ho capito, e poi una conoscente che mi aiuta perché ho un problema di deambulazione, è un problema, mi fanno problemi se ci fermano, prego. Allora, per quel che riguarda il fatto di poter uscire, rimangono le regole generali di cui già abbiamo parlato, cioè delle cause che possono giustificare un eventuale spostamento. E sul punto il fatto che la signora appunto abbia 70 o 72 anni non rappresenta un problema, se non una generale raccomandazione che viene indicata nello stesso decreto, ma è una raccomandazione, pertanto non una prescrizione normativa, alle persone anziane, ora appunto 70 anni, 72 anni, quindi e può quindi essere... Clara può andare a fare una passeggiata vicino casa, a questo punto anche meno vicino casa? Cioè un po' più lontano da casa? Guardi, è peraltro scritto chiaramente nel testo del decreto che le attività motorie, laddove peraltro si necessiti di un accompagnamento per persone che possono avere a vario titolo difficoltà di deambulazione, è consentito anche ovviamente per l'accompagnatore, quindi ritengo che non ci siano quindi Clara può uscire serenamente, andare a fare una passeggiata non necessariamente dietro l'angolo di casa, e può essere accompagnata da una conoscente perché ha un problema di deambulazione. Bene, penso che Clara sarà contenta. Fatemi salutare, lo vedo collegato, Dino Scanavino, presidente CIA Agricoltori. Ben trovato, grazie per essersi collegato con noi. Sono parecchi i problemi in questo momento, anche l'agricoltura ha i suoi, no? So che lei innanzitutto vuole lanciare un appello, che è quello di comprare prodotti italiani, è corretto? Sì, lo stiamo facendo da qualche settimana. Noi abbiamo bisogno che i cittadini chiedano espressamente anche alla grande distribuzione di mettere in vendita prodotti italiani. I prodotti italiani ci sono ovviamente molto buoni, molto controllati, e troppo spesso non li troviamo esposti nei banchi di vendita. E lei dice in un momento come questo, per far ripartire anche il paese, è importante che facciamo tutti il tifo per noi stessi, questo è il punto? Esattamente così, noi siamo ovviamente per il libero mercato sempre, ma in condizioni particolari bisogna dare un occhio ed attenzione particolare ai produttori della propria nazione. Noi siamo rimasti aperti, abbiamo lavorato in queste settimane per garantire che i mercati, cioè i supermercati, i negozi fossero riforniti di frutta, di verdura e di tutti i generi alimentari. Abbiamo bisogno di considerazione. Di com'è che ha detto, i nostri prodotti sono buoni e controllati. Aspetti, le faccio vedere un'eccellenza. Andiamo da Alessio Schiesari, me lo aprite di nuovo? Siamo a Montalcino e ho detto tutto già? No, basterebbe quello. Beh, in Toscana. Allora, Alessio, con chi sei? Sì, Tiziana, sono con Elisa Fanti, che è la proprietaria di questa vigna che vedi qui intorno a me. Qui si produce il rosso di Montalcino, si produce il Brunello, ecco, di Montalcino. Questo, aspetta Alessio, che mi ha chiamato anche Arditti, ma già me lo avevano detto qui in studio.
mi hanno detto di ad Alessio di non tornare a mani vuote. Arditi mi ci ha proprio chiamato appositamente. Sì, ripetutamente. No, ripetutamente. No, regolati, diciamo, se vuoi tornare a Roma puoi tornare, però vedi tu che cosa puoi fare. Procedi pure, vai col rosso. Allora, vincerò le mie resistenze nei confronti del vino per questa cosa che sì, mi avete chiesto, solo sì, perché me l'avete chiesto. Allora, dicevamo, sono qui con Elisa Fanti, con i suoi lavoratori, per raccontare una crisi che nessuno si aspetta fondamentalmente, perché noi leggiamo che gli italiani bevono più vino, però Elisa insieme agli altri produttori del Brunello di Montalcino, quelli del consorzio, ha chiesto lo stato di calamità naturale. Perché? Che cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo che stiamo affrontando delle fortissime perdite finanziarie. Io nel mio piccolo, nella mia azienda, si parla di circa 50.000 euro al mese ad oggi. Accidenti. E questo perché i nostri clienti principali sono i ristoranti, le enoteche, l'export e il turismo. Al momento è tutto fermo, ma abbiamo esattamente le stesse uscite di un'annata normale, perché i nostri vigneti devono essere curati con lo stesso amore, lo stesso passione, ma soprattutto con le stesse finanze di un'annata normale. Quindi abbiamo le stesse uscite, ma non abbiamo le entrate. Voi o comunque non le entrate sufficienti. Online, con le vendite e questo online, non dipende non da noi. Di capire. O comunque una fettina piccola. Noi piccola come per azienda voi. Pochissimo, 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 perché per scelta aziendale, questa è stata una scelta nostra, perché non vogliamo metterci in competizione con i nostri clienti, che a loro volta hanno il mercato online, quindi aziendalmente non facciamo la vendita online e quindi non abbiamo, come si dice, le entrate sufficienti per coprire i costi che ci sono, perché la natura non si ferma. Ma anche l'export è fermo. Quanto, in che percentuale voi sì, lavorate con l'estero? 60%. Sì. Accidenti, quindi togli quello. Poi, poi togli c'è un 20% Italia. Eh sì, 20% Italia e 20%, 15% della vendita diretta. Però, insomma, ecco, diciamo i canali nostri, non vendendo alla grande distribuzione, sono praticamente fermi. Elisa, e quindi che cos'è che chiedete al governo? Veramente grosso. Allora, noi si chiede di salvare le nostre aziende dandoci liquidità presto, perché i vigneti non aspettano, la natura non aspetta, abbiamo bisogno di andare avanti e soprattutto abbiamo bisogno di accedere a dei fondi in maniera molto veloce. Chiaro, di la tempestività avere è tutto, delle moratorie sui mutui, in questi casi per la tutte tempestività, le storie che stiamo raccontando. È tutto, lo chiedo anche a Scanavino. È fondamentale. Sì, e soprattutto, secondo me, deve essere cioè il credito e i fondi devono essere possibilmente e facilmente accessibili indipendentemente dai rating, perché oggi la priorità è salvare le aziende e prego, non guardare voglio sentire anche alle Scanavino. Posizioni. Sì, a noi servono, a noi serve denaro, garantito dallo Stato, ovviamente, perché le nostre aziende hanno già un livello di indebitamento dovuto al fatto che noi facciamo investimenti e quindi in attività normale, in un momento normale, avremmo fatto fronte con il commercio, con la nostra attività caratteristica. Oggi, avendo l'attività caratteristica, cioè la vendita, rallentata, addirittura ferma in alcuni casi, ci serve liquidità a garanzie pubbliche. Se questo avviene noi andiamo avanti, altrimenti è un problema. Abbiamo bisogno anche del fondo per tutto, però devo dire sono cifre così importanti che non ci aspettiamo, che non vi aspettate quello, mi di è essere chiaro, ristorati in questo modo. Certo, ma liquidità, voi dite almeno però la garanzia pubblica, dello sì, Stato, e avere questa liquidità il prima, questa liquidità immagino il prima possibile, perché subito, se arriva tardi subito, nel frattempo sei morto, il paziente potrei diciamo, dire non c'è ieri più. Ecco. Senta, so che tra poco ci sarà o c'è già un problema di manodopera per l'agricoltura? Beh, problema c'è serio, già un problema intendo, di manodopera serio, soprattutto al partito dal sud, ma pian piano si sposterà verso il nord.
avendo poi la raccolta delle grandi produzioni estive. Perché di penso fatto le raccolte le fanno gli immigrati in buona parte d'Italia. Sì, e tra l'altro c'è una, diciamo, un'abitudine, una consuetudine, che sono immigrati che ogni anno dal loro paese d'origine, Romania, Albania, Marocco, vengono in Italia, per fare i raccolti. Adesso non possono venire. Qual è la soluzione che voi immaginate? Beh, la soluzione intanto è provare a farli venire attraverso corridoi verdi e quarantene attive, una serie di questioni burocratiche che stiamo provando. E poi la soluzione è intanto far lavorare gli italiani, quelli che vogliono, e anche quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, che sono in cassa integrazione a zero ore, disoccupati. Prima di tutto far lavorare gli italiani. E anche siamo magari un po' controcorrente, regolarizzare gli immigrati. Esatto, noi siamo un po' controcorrente, però abbiamo chiesto di regolarizzare gli immigrati che già sono sul territorio. Intanto gli diamo una tessera sanitaria e gli assegniamo un medico e eliminiamo un problema sanitario. Perché se è vero che facciamo bene al paese, facciamo bene a loro, per capirci. Aspetti un attimo, immigrati. Scanavino, che ho una telefonata per il dottor San Giovanni. C'è Gabriele che chiama da Settimo Torinese. Prego, Gabriele. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda al dottor San Giovanni e poi, se mi permette, avrei una soluzione per i trasporti. Faccia intanto la domanda, che la soluzione per i trasporti magari ce la lasciamo per un giorno in cui abbiamo un po' più tempo. Intanto la domanda. No, perché è una... Quella, ok, allora volevo chiedere al dottor San Giovanni, io sono residente in Sardegna e sono domiciliato in Piemonte da mia moglie, che dovevo fare un intervento chirurgico, un piccolo intervento, e me l'hanno sospeso per... Adesso sono in attesa che mi chiameranno per fare questo intervento. Io posso andare in Sardegna e poi ritornare con mia moglie? Devo fare il tampone qui in Piemonte, Liguria, Sardegna? Come mi devo comportare? Allora, sentiamo cosa risponde il dottor San Giovanni. Se non ho capito male, si tratta della classica situazione di spostamento dal luogo di residenza, sebbene fuori regione, presso un'altra località per, in questo caso, da quanto ho capito, un intervento chirurgico. Quindi è una situazione di salute. Motivo di salute, no? Esatto. E pertanto ritengo sia consentito al pari del rientro. Sulla necessità o meno di, come diceva, tamponi o altro, quelle sono indicazioni date dalle singole regioni, che però, da quanto almeno è la nostra esperienza attuale, non si traducono in tamponi, ma al limite in permanenze domiciliari fiduciarie per una durata che può variare a seconda delle singole regioni. Sì, perché ricordiamolo che al di là della regola generale che ha dato il DPCM, poi le regioni possono applicare delle regole ulteriormente restrittive o comunque possono emanare delle ordinanze che appunto hanno regole proprie, sempre nella direzione di restringere ulteriormente, salvo che poi negli ultimi giorni abbiamo appreso che invece ci sono anche ordinanze che aprono oltre quello che consentiva il DPCM. Abbiamo anche Daniele, ce la facciamo a prendere ancora una telefonata? Daniele, chiama da Milano. Pronto? Sì, eccoci. Mi senti? Perfetto. Stia attenta, so che la domanda è quasi stupida per il momento in cui viviamo, ma purtroppo poi bisogna arrivare anche alle cose venali. Io abito a Milano e ho posteggiato la macchina sotto casa, in un punto dove passa un tram ogni minuto. Praticamente la macchina aveva un colore, adesso con tutto il materiale ferroso della frenata dei tram è diventata praticamente di un altro colore. Allora la domanda che io facevo è: ma uno può prendere e uscire con la mascherina da solo in macchina? Con i guanti, andare in un autolavaggio a lavare la macchina per evitare di doverla rilucidare? Mi sembrerebbe una cosa di normale intelligenza, no?
Se poi tu trovi invece quello che ti ferma e ti dice lei non poteva farlo, e come tu devi stare lì a raccontargli tutta la tua vita e dirgli che praticamente, insomma, diventa difficile. Sì, il quale, la cosa, quale persona che eventualmente la ferma non è che ha responsabilità sue personali, lo fa per lavoro, perché gli hanno detto che si può fare o che non si può fare. Il mio concessionario qua dice... Non lo sentiamo più Daniele, però la domanda era chiara. La macchina sotto casa che nel frattempo è diventata di un altro colore per lo smog. Prego San Giovanni, può prendere la macchina e andare? Facciamo così, allora, aspetti San Giovanni, si studi la risposta, che ho un tassativo e devo andare in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, vorrei ripartire dai collegamenti. Vedo già schierati Sappino, Testi, Schiesari. Sappino. Non ti sentiamo? Aggiustiamo l'audio. Con la mascherina non posso tradurre e doppiare. No, ti sentiamo male, Luca. Vediamo se... No, ti sentiamo male perché devi esserti perso il microfono, vorrei sapere. Esattamente, eccolo. Esatto. Oh, bene. Era per dirvi che Conte ha lasciato il Senato. No, ma questo è sicuro che ci riprendono, comunque, cioè è garantito che andiamo, no? Comunque l'Europa ha delle responsabilità sul microfono. Prego, prego Sappino. Striscia, non ce la risparmia nessuno. Vai. L'avevo messo male io però e voglio togliere dall'impiccio i colleghi non qua avevamo della dubbi. Troupe. Conte ha lasciato il Senato e ha risposto ai cronisti che diciamo l'hanno seguito mentre attraversava il cortile d'onore a Matteo Renzi, ovviamente. Gli è stato chiesto se fosse diciamo stato vittima di un ultimatum, lui ha detto no, a me è sembrato un invito a fare politica e d'altronde è quello che stiamo facendo, quindi non c'è nessun problema. Aspetta, Conte, fermati un attimo, Arditti, Arditti, una... con Matteo Renzi. Voglio un commento a caldo, Conte che risponde no, mi è sembrato un invito a fare bene. Quanto l'ha patito il discorso di Renzi, Conte? Sul piano personale probabilmente un po' sì, perché comunque Renzi intanto ha fatto il Presidente del Consiglio più a lungo di lui, quindi comunque è un certo soggetto di cui Conte deve tenere conto. Però va detto che Conte sa di operare in un ambiente parlamentare che non ha alcuna intenzione di andare alle elezioni e di conseguenza, per quanto Renzi scalpiti, non detiene la golden share della maggioranza di governo, cioè non può disattivare questo governo perché in realtà esistono in Parlamento, un po' perché usciti dai gruppi, un po' perché c'è un atteggiamento diverso di parte dell'opposizione, quella più centrista, c'è una disponibilità in Parlamento a continuare esperienze di governo che non rende nessuno, neanche Renzi, titolare del potere di staccare la chiaro, spina. Chiaro, e questo rende Conte abbastanza forte. E torno da Luca. Luca, concludi pure. No, per dirti che la seconda domanda che hanno fatto i colleghi inseguendo Conte era ma quindi esiste ancora una maggioranza? E Conte ha risposto sì, prima di salire in macchina. Certo. E allora, sentiamo invece Elena Testi. Sì, Tiziana, vi porto alla fine di questo viaggio per i nuovi mezzi di trasporto. Questo è il cantiere che è stato inaugurato ieri. Ora qui non vedete nessuno, ma queste sono le strisce messe a terra. Qui inizia la pista ciclabile, saranno 30 chilometri di pista ciclabile che legheranno Milano. Perché? Perché il sindaco Beppe Sala ha detto dobbiamo avere una mobilità green, cioè cercare di spostarci in bicicletta, motivo per cui a Milano sarà consentito alle macchine non superare la velocità di 30 km orari e quindi si va verso questa alternativa, cioè utilizzare meno i mezzi pubblici, camminare di più perché questa è anche la zona pedonale e andare in bicicletta qualora sia possibile, chiaramente. Ovviamente, ovviamente. Grazie Elena, andiamo da Schiesari. Sì, Tiziana, un ultimo aggiornamento dal mondo dell'agricoltura, da dove oggi torna d'attualità una parola che non sentivamo da un po',
voucher. Questa mattina il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista ha dichiarato che la priorità per il mondo dell'agricoltura è reperire nuova manodopera e ha aperto il ritorno dei voucher. Lo ricordiamo, erano stati cancellati qualche anno fa, sì, quando si prospettava un referendum per la loro abolizione. Ha detto per studenti, disoccupati, magari percettori del reddito di cittadinanza, potrebbero essere uno strumento adeguato. Allora, grazie anche a Schiesari, mi raccomando, tieni a mente l'accordo che abbiamo fatto perché tu possa rientrare in redazione. Voglio tornare da Scanavino, so che anche Arditi ha una domanda per lei, Scanavino, però chiedo a tutti e due di essere telegrafici perché poi devo tornare da San Giovanni che deve ancora dare una risposta alla nostra telespettatrice, anzi al nostro telespettatore. E Scanavino, c'è stato... Mi conferma che c'è stato anche un crollo del latte fresco tra i vari problemi oggi, agricoltura, allevamento? Prego. Sì, il latte fresco è in difficoltà perché i cittadini preferiscono il latte a lunga conservazione, andando a fare la spesa una volta a settimana, è ovvio che la preferenza va sui prodotti che si conservano di più. Quindi noi dovremmo, aggiungo, l'abbiamo detto anche al Ministro, incentivare la produzione di latte UHT italiano, perché il latte UHT, cioè a lunga conservazione, non è quasi mai italiano. Il latte fresco è sempre italiano. Questo e è. Arditi? La mia domanda per Scanavino è questa, essendo il Presidente persona di grande esperienza nel settore. Mi risulta, da fonti autorevolissime, che quel grande paese agricolo che è la Germania, tutti pensiamo che la Germania sia solo un paese industriale, invece è un grande paese agricolo, ha fatto accordi molto precisi con paesi come la Polonia e la Romania, diretti, bilaterali, per l'arrivo di lavoratori che hanno già iniziato a lavorare nei campi. Perché dico questo? Perché quella che ci aspetta è una competizione furibonda sulle forniture in campo agroalimentare nella seconda parte dell'anno. Noi dobbiamo presentarci agguerriti più che mai a quell'appuntamento. Ma loro lo stanno chiedendo, ce lo raccontava, no? È per questo che lo dico. Mi risulta che la Germania l'ha fatto. È così, Presidente? È così, l'ha fatto. Noi ci stiamo provando con i corridoi verdi, con i voli charter. È complicato, è molto complicato. Però i tedeschi ci sono riusciti. La quarantena attiva per la tipicità delle nostre aziende che sono piccole, cioè vuol dire che bisogna mandare un lavoratore in un campo e uno in un altro per distanziarli in modo significativo. Noi abbiamo una tipologia d'azienda dove è complicato, però bisogna farlo. È vero che la Germania è più avanti di noi. Allora, dottor San Giovanni, torno da lei. Eravamo fermi alla domanda di Daniele, ci aveva raccontato la questione dell'automobile parcheggiata sotto casa, parcheggiata ormai da 2 mesi, che ha cambiato colore per lo smog, e lui dice: ma la posso prendere e andare a portarla al lavaggio senza che mi fermino e che io gli debba raccontare tutta la mia vita? Prego, dottor San Giovanni. Sì, sarò telegrafico. Ovviamente senza che mi fermino, no, ma il fatto di poterci andare, sì, perché gli autolavaggi, diciamo, svolgendo un'attività che rientra nell'ambito della manutenzione dei veicoli, sono comunque attività che possono essere svolte e pertanto anche l'utenza, chiaramente senza abusarne laddove e necessario. Però aspetti un attimo, no, dottor San Giovanni, mi faccia capire bene, perché io questa cosa non l'ho capita benissimo. Se noi continuiamo a dire che si può uscire soltanto per motivi di salute, assoluta necessità, visita al congiunto, leggi affetto stabile, leggi amico vero. E poi però posso andare, posso portare la macchina a lavare e poi posso fare la passeggiata col deambulatore, cioè stiamo dicendo che in realtà si può uscire. Beh, torniamo sempre al solito discorso che facciamo, no? Cioè alle situazioni effettivamente necessarie. Sembra strano a dirsi, ma il lavaggio del veicolo comunque rappresenta anche una forma di sanificazione o di comunque pulizia di un ambiente, quindi è anche strumentale, diciamo, a una maggiore tutela. E quindi sarà contento Daniele perché gli abbiamo detto che lui lo può fare serenamente, e se lo fermano lui dica questa frase qui: me l'ha detto il dottor San Giovanni, quindi è a posto. Grazie dottor San Giovanni per essere stato con noi, grazie a Roberto Arditi,
vi teniamo compagnia nel fine settimana, domani e dopodomani con Alessio. Con il nostro Tagada Risponde, quindi potrete rivedere e approfondire alcuni aspetti legati sia all'aspetto sanitario del Covid, sia alla fase 2. Quindi i nostri esperti a vostra disposizione, noi ci vediamo lunedì alla solita ora con Tagada, adesso Enrico Mentana. Buon primo maggio. È vero, buon primo maggio.